Questo video è sponsorizzato da NordVPN. Maggiori informazioni alla fine del video. Sul nostro pianeta sono poche le specie viventi che possono vantare un successo pari a quello dell'uomo. Tutto questo è conseguenza non solo delle nostre capacità cognitive, ma anche della nostra abilità nel manipolare gli oggetti, abilità che ci permette di plasmare il mondo intorno a noi. Se popoliamo ogni continente del pianeta e viviamo in città dove sono garantite ogni sorta di comodità, lo dobbiamo in gran parte proprio al nostro modo di creare strumenti. Queste abilità si sono affermate in tempi remoti nei nostri antenati, insieme allo sviluppo di una postura sempre più eretta e adatta a spostarsi su due gambe. Ma quand'è che questo è accaduto? In che modo i nostri antenati sono riusciti a migliorare sempre di più queste loro straordinarie capacità? Se nello scorso episodio abbiamo visto come i primi ominidi avevano cominciato la loro discesa dagli alberi, questa volta cammineremo accanto alle bizzarre scimmie terricole, vedendo come si è affermata la loro postura eretta. Scopriremo quali furono i cambiamenti evolutivi a cui andarono incontro gli antichi australopitechi e come questi diedero origine ad una sorprendente diversità di specie, adatte a molteplici nicchie ecologiche. Infine, vedremo come tra queste creature furono poste pian piano le basi che permisero la comparsa di un genere destinato alla conquista del mondo, il genere Homo. Come già visto nella puntata precedente, durante il corso del Pliocene, i continui cambiamenti geologici e climatici avvenuti nell'Africa orientale innescarono una serie di avvenimenti che portarono lentamente alla creazione di habitat molto diversi da quelli a cui si erano adattati i nostri parenti preistorici. Questi repentini mutamenti stimolarono l'evoluzione di una linea di primati davvero bizzarri, che iniziarono a sviluppare un'andatura sempre più differente da quella delle altre scimmie. Da questi, in ambienti poco alberati, cominciarono ad evolversi le prime specie di ominidi caratterizzate da una postura adatta a spostarsi in modo sempre più efficiente su due gambe, portando alla comparsa di un nuovo genere di scimmia bipede. Apparso più di 4 milioni di anni fa, questo curioso primate sembrerebbe essere stata una delle prime creature ad essersi ben adattate a vivere in questo nuovo mondo, divenendo uno dei generi di maggior successo dei seguenti 2 milioni di anni, Australopithecus. Ad oggi sono conosciute ben 8 specie di Australopiteco, rinvenute in gran parte dell'Africa subsahariana, facendo intuire quanto queste scimmie fossero ben integrate in un habitat sempre più mutevole e differente da quello in cui si erano evoluti i loro antenati arboricoli. Che cosa rese però così speciali questi nuovi ominidi? Per descrivere al meglio le caratteristiche principali di questi straordinari primati, ci baseremo sulla specie più famosa e ricca di resti che questo genere ha da offrire, Australopithecus afarensis. Di questa specie fa infatti parte uno dei più famosi ed importanti reperti dell'intera storia della paleontologia, di cui ognuno di noi ha sentito parlare sicuramente almeno una volta sui libri di scuola. Questo straordinario esemplare, che ha rivoluzionato totalmente la visione delle nostre origini, non è altro che la celebre Lucy, rinvenuta in Etiopia durante una fortunata spedizione del 1974 e vissuta più di 3 milioni di anni fa. Le sue ossa illustrano molto bene i cambiamenti a cui andarono incontro queste strane scimmie. Potevano camminare erette sulle zampe posteriori in un modo mai sperimentato prima da nessun altro primate. La conformazione del bacino a forma di cesto, profonda e larga ed ancora più simile a quella degli esseri umani, consentiva a queste creature una stabilità maggiore durante la camminata. L'apertura del bacino, in particolare, era molto ampia, paragonabile a quella di una donna odierna. Questa grande apertura non doveva essere però utile a facilitare il parto, bensì doveva probabilmente impedire che il baricentro del corpo si spostasse troppo in avanti. Ciò doveva essere utile a compensare le gambe relativamente corte, che rendevano il corpo più instabile durante la camminata. A differenza delle prime vere e proprie specie di esseri umani, però, Lucy e gli altri australopitechi mantenevano un'andatura più altalenante, ruotando quindi leggermente i fianchi. Un'altra importante prova a favore della postura eretta in questa specie è costituita dal foro occipitale che si collegava alla loro colonna vertebrale. Questo era posto direttamente sotto il cranio, consentendo agli australopitechi di mantenere la testa al di sopra del corpo quando camminavano, esattamente come accade oggi in noi esseri umani. E proprio come gli esseri umani, questi nostri progenitori possedevano 5 vertebre lombari,
il che donava loro una certa flessibilità nella parte bassa della schiena. Questa flessibilità consentiva probabilmente una qualche sorta di lordosi lombare, ovvero una curvatura a forma di S presente alla base della schiena. La lordosi lombare negli esseri umani consente infatti una stabilità maggiore quando si assume una postura bipede. Anche le ossa del piede avevano una struttura affine a quella dell'uomo moderno, con un alluce molto simile al nostro. Questo, a differenza della maggior parte dei primati, non era né divaricato né capace di afferrare oggetti. Al contrario, era poco mobile e posizionato frontalmente sul piede, a dimostrazione di quanto questo genere si spostasse abitualmente a terra. Nonostante questi adattamenti li facessero assomigliare a degli esseri umani, gli australopitechi non possedevano un cranio tanto diverso dalle precedenti specie di primati. Con un volume cerebrale di 445 cm cubici, il cranio di questi ominini non doveva essere molto più grande di quello di uno scimpanzé, dimostrandoci perciò come le nostre caratteristiche distintive siano comparse in momenti molto diversi nella nostra storia. Per quanto gli australopitechi come gli afarensis passassero la maggior parte del proprio tempo a terra, essi vivevano comunque in ambienti dove erano presenti sia savane alberate che zone con vegetazione più fitta. Sembra perciò che questi nostri antichi parenti non avessero particolari preferenze dal punto di vista ecologico e che abitassero una vasta gamma di ambienti differenti. Questa loro adattabilità può essere riscontrata dalla struttura delle braccia. Provvisti di muscoli molto potenti, gli arti superiori permettevano loro di arrampicarsi facilmente sugli alberi. Ma se a livello posturale questi primati erano già molto simili a noi, come mai avrebbero dovuto trovare rifugio sulle cime degli alberi? L'Africa di 3 milioni di anni fa, per certi versi, poteva assomigliare a quella odierna, essendo popolata da mammiferi erbivori come rinoceronti e facoceri. Accanto a questi, però, prosperavano altre creature, al giorno d'oggi estinte ormai da tempo. Felidi dai denti a sciabola come Dinofelis e Megantherion potevano rappresentare una vera minaccia per un australopiteco. Senza artigli o corazze, una creatura come Lucy poteva essere facile preda per qualsiasi carnivoro della sua epoca. In caso di pericolo, dunque, queste scimmie preistoriche potevano sfruttare i loro caratteri arboricoli per arrampicarsi velocemente tra le fronde degli alberi. Una dimostrazione del fatto che questi animali non fossero in cima alla catena alimentare proviene dal Sudafrica. In queste regioni visse più o meno nello stesso periodo degli afarensis un altro tipo di australopiteco, chiamato Australopithecus africanus. Si tratta della prima specie di australopiteco ad essere stata scoperta, e i suoi primi resti rinvenuti sono davvero interessanti. L'esemplare a cui appartengono questi fossili è stato soprannominato Bambino di Taung. Sul suo piccolo cranio sono ben visibili dei segni particolari, delle ferite profonde. Ferite di questo genere possono essere state provocate solo dagli artigli di un grosso rapace, facendoci capire la triste sorte a cui andò incontro questo giovane australopiteco. Tutto questo mostra i pericoli a cui erano esposti i nostri antenati fin dalla più tenera età. Creature di questo genere, apparentemente vulnerabili e indifese, sembrerebbero essere destinate a soccombere, schiacciate dalle dure leggi della natura. Tuttavia, gli australopitechi, durante l'intero lasso di quest'epoca, prosperarono in gran parte dell'Africa. Ma come mai? A cosa è dovuto questo loro successo? La risposta è da ricercarsi proprio in quel loro singolare modo di muoversi. La capacità di ergersi sulle zampe posteriori consentì a questi primati di sovrastare la vegetazione e di vedere eventuali pericoli nascosti nell'erba. Non solo. Le mani ormai, non più utili solo per spostarsi sui rami degli alberi, erano libere e potevano essere usate per svolgere nuove funzioni, tra cui manipolare meglio gli oggetti o trasportare la prole. Anche la loro dieta fu essenziale in questo senso. Grazie alle analisi fatte sullo smalto dei denti, pare che gli australopitechi, come suggerito anche dalla vasta gamma di ambienti in cui vivevano, avessero una dieta variegata e poco specializzata. Erano onnivori generalisti. Negli ambienti boschivi si cibavano di fogliame tenero, mentre nelle praterie alberate erano soliti nutrirsi di erbe e radici. La loro dieta includeva però anche gli invertebrati che si trovavano tra la vegetazione, tra cui termiti e larve di altri insetti.
Tuttavia, dai segni di usura riscontrati sui molari si ipotizza che questi primati si nutrissero di vegetali coriacei solo di rado, probabilmente nei periodi di siccità, in cui era difficile trovare altre risorse alimentari. Non è escluso che questi ominidi riuscissero sporadicamente a cacciare e nutrirsi anche di piccoli animali, riuscendo persino a cibarsi delle carcasse lasciate incustodite dai predatori. Un altro fattore importante che rese questi nostri antenati così comuni fu probabilmente la capacità di vivere in gruppi con complesse strutture sociali. Alla pari di lusi, sono molto famosi presso il grande pubblico alcuni insoliti reperti attribuibili a queste creature, prove che vanno oltre le semplici ossa. Si tratta di impronte fossilizzate rinvenute in Tanzania, che ci mostrano come ominidi come gli afarensis potessero vivere in gruppo. Alcune delle orme ritrovate sono molto più grandi rispetto a quelle che le circondano. Nei primati odierni è tipico che gli esemplari maschi siano molto più grossi delle femmine e che spesso abbiano un loro harem con cui si spostano e si accoppiano regolarmente. Dallo studio degli scheletri sappiamo che questa differenza dimensionale era comune anche negli australopitechi e che quindi potessero vivere in gruppi con strutture sociali simili a quelle di altre grandi scimmie come i gorilla. Sappiamo infatti che gli esemplari più grandi, presumibilmente i maschi, si aggiravano in media intorno al 1,5 metri di altezza, con un peso stimato di poco meno di 45 kg. Quelli più piccoli, tra cui anche lusi, erano invece di sesso femminile, alti solo poco più di 1 metro e con un peso di circa 30 kg. In un continente in continua trasformazione come l'Africa del Pliocene, essere creature bipedi, sociali e generaliste potrebbe essere stato uno dei punti cardine ad aver garantito la sopravvivenza di questa specie. Avere una postura idonea a potersi muovere in tutti questi habitat con il minor sforzo possibile fu probabilmente alla base del grande successo di questi nostri antenati, tanto ad averli spinti al di fuori dei loro tipici areali. Resti di australopitechi sono stati infatti ritrovati in zone molto lontane dalle regioni comunemente conosciute come loro habitat abituali. Fossili di questo genere, scoperti anche nell'Africa centro-settentrionale, ci raccontano come le popolazioni di questi primi ominidi bipedi non fossero relegate solamente all'Africa orientale e che dunque si spostassero in varie zone del continente. La specie Australopithecus Barelghazali ne è un esempio. Vissuta in Chad circa 3 milioni e mezzo di anni fa, i suoi resti sono stati rinvenuti a ben 3.000 km di distanza dalle zone abitate dai loro parenti dell'est, per quanto alcuni studiosi suppongano che non siano altro che una popolazione isolata di afarensis. Abbiamo visto quindi come questi ominidi fossero riusciti a sopravvivere e a diffondersi in una moltitudine di ambienti nuovi e spesso pericolosi. Tuttavia, proprio i loro ambienti stavano continuando a mutare. Circa 2,5 milioni di anni fa, il Pliocene giunse al suo epilogo, aprendo la strada ad un nuovo capitolo della storia della vita, il Pleistocene. Ai poli, i ghiacciai continuarono ad accumulare acqua dagli oceani, ponendo i primi tasselli che avrebbero portato, ben presto, all'inizio dell'era glaciale. In Africa, gli effetti di questi ulteriori cambiamenti climatici furono ancora più estremi, permettendo la comparsa di habitat sempre più simili a quelli odierni, trasformando ulteriormente i loro abitanti. Le specie di Australopiteco dovettero continuare ad adattarsi e col tempo le varie popolazioni trovarono nuove strategie per sopravvivere, dando origine pian piano a nuove forme di scimmie bipedi. 2,5 milioni di anni fa, l'Africa era dunque popolata da una grande varietà di ominidi, ciascuno adattato a suo modo a questi ambienti stravolti. Ma soltanto da uno di questi discenderà l'uomo moderno. Il problema è da quale? Chi tra queste scimmie avrà le carte in regola per dominare il pianeta e chi sarà destinato all'estinzione? Alcune di queste nuove specie avevano trovato un modo del tutto particolare per vincere le sfide della vita. Erano creature dai crani massicci, con muscoli possenti e denti spessi e robusti, grandi il doppio di quelli degli umani odierni. Si tratta dei parantropi, conosciuti volgarmente come uomini schiaccianoci, degli ominidi adattati a nutrirsi di piante. Nelle savane preistoriche era probabilmente comune vedere insieme alle prime antilopi anche questi singolari primati. La specie che portò queste caratteristiche all'estremo fu senza dubbio Paranthropus boisei. Con un cranio schiacciato, tarchiato, ma soprattutto munito di mascelle tra le più forti nel gruppo degli ominidi. Come si può intuire dal loro nome popolare,
Un tempo si pensava che i paranthropi si nutrissero in gran parte di cibi molto duri come le noci, visti i loro denti enormi e i grandi muscoli masticatori. Studi più approfonditi sulla loro dentatura hanno tuttavia rivelato che essa era molto più idonea per sminuzzare piante erbacee, radici o tuberi. In ogni caso, l'essere passati da onnivori a quasi esclusivamente erbivori sembra sia stata una scelta vincente per i paranthropi, riuscendo a sopravvivere nelle stesse ostili vallate un tempo abitate dagli australopitechi. Tuttavia, nelle stesse zone dove questi strani ominini simili a gorilla pascolavano, oggi emergono delle inusuali pietre. Queste pietre sono scheggiate, taglienti e, per quanto rudimentali, utili per una vasta gamma di funzioni. Sono i primi utensili. Quali furono le prime specie di ominini che impararono a fabbricare oggetti del genere? Queste prime industrie litiche sono state rinvenute in strati risalenti addirittura più di 3 milioni di anni fa, quando ancora gli Afarensis popolavano il continente e i primi paranthropi dovevano ancora comparire. In parallelo agli australopitechi, infatti, una misteriosa specie a loro imparentata condivideva gli stessi territori, Kenyanthropus platyops. Questi primati dalla faccia piatta potrebbero essere stati i responsabili di alcuni insoliti ritrovamenti archeologici, rinvenuti presso la località di Lomekwi, in Kenya, nel 2015. Si tratta di una vasta gamma di pietre scheggiate, seppur molto semplici e primitive, ascrivibili proprio a Kenyanthropus, in quanto unica specie di ominino rinvenuta nella zona. I più antichi utensili conosciuti realizzati da un nostro parente preistorico. Alcuni ricercatori, tuttavia, non sono pienamente d'accordo sulla natura di questi strumenti. Secondo certe ipotesi, potrebbero addirittura essere stati creati da qualche specie di australopiteco, con una dieta magari simile a quella dei kenyanthropi. La stessa classificazione di Kenyanthropus è molto dibattuta e la sua posizione all'interno del nostro cespuglio evolutivo è piuttosto incerta. Ad ogni modo, circa 1 milione di anni dopo la sua comparsa, altre scimmie bipedi iniziarono a coltivare l'antica arte della fabbricazione di utensili. Esse riuscirono a sfruttare al meglio questa loro ancestrale dote, trovando nuove strategie per sopravvivere agli ambienti sempre più mutevoli. Si tratta dei primi rappresentanti conosciuti del genere Homo, Homo habilis. Come struttura corporea, queste scimmie non erano poi così diverse dai loro antenati australopitechi. Ciononostante, possedevano qualcosa che sia loro che i contemporanei paranthropi non avevano: un cervello di grandi dimensioni. A differenza dei loro progenitori, gli habilis possedevano cervelli di dimensioni maggiori, che andavano dai 500 ai 900 cm cubici, contro solo i 400 degli australopitechi. Che cosa portò alla crescita di un cervello così grande? Sembra che la risposta si trovi nella loro dieta. Gli habilis erano primati molto più generalisti dei paranthropi come i voisei ed avevano imparato a sfruttare alimenti prima poco considerati dai loro antenati, come ad esempio la carne. Per quanto recenti studi sembrino in parte confutare questa interpretazione, ad oggi essa rimane la visione più valida dell'aumento delle dimensioni craniche dei nostri antenati. Vivendo in gruppo come i loro progenitori, gli habilis potevano forse scacciare un leone o delle iene da una carcassa, semplicemente usando la forza del numero, accedendo ad una fonte di cibo molto più sostanziosa dei tuberi o delle radici. È dunque plausibile che proprio l'uso di pietre scheggiate potrebbe essere stato davvero utile per macellare le prede rubate, riuscendo per esempio a spaccare le ossa per arrivare al midollo, una delle parti del corpo più nutrienti. Prima dei computer, delle automobili e persino delle città, oggetti come questi, abbondanti in tutta la gola di Olduvai, in Tanzania, rappresentavano la tecnologia più sofisticata della loro epoca. È incredibile come in un lasso di tempo così breve siamo riusciti a passare da semplici utensili in pietra alle straordinarie invenzioni che oggi agevolano la nostra vita. Tutto ciò che è stato realizzato dall'uomo, dalle piramidi alle stazioni spaziali, è debitore di questi primordiali utensili. Nonostante gli habilis non fossero poi così diversi a livello esteriore da una qualsiasi altra scimmia bipede, è la loro nuova macchina per il pensiero a renderli molto più simili a noi. Sarà proprio questo grande cervello che farà emergere in queste creature quelle prime scintille di umanità che permetteranno loro di conquistare non soltanto l'Africa, ma l'intero pianeta Terra. Prima di concludere, ci teniamo a presentarvi lo sponsor di questo video.
NordVPN è un servizio di VPN che consente di avere moltissimi vantaggi quando si naviga in rete. Noi del team di Universe Science Italy lo usiamo già quando navighiamo in rete. Oltre per creare un tunnel criptato che garantisce privacy e anonimato online, NordVPN vi permette infatti di evitare le georestrizioni, ovvero permette di vedere serie TV o accedere a siti che normalmente non sono visibili in alcuni paesi. Per esempio, per gli amanti dei documentari, consente di cambiare posizione e potersi collegare ad un server all'estero, così da vedere Blue Planet 2 in streaming gratis direttamente sul sito BBC iPlayer. Lo stesso vale per qualsiasi altro sito e serie TV non visibili nel nostro paese. Quindi per vedere ad esempio Netflix USA, Rai Play quando ci si trova all'estero, oppure Disney Plus USA. Non solo, il servizio protegge anche i vostri dati personali quando vi trovate a connettervi a reti Wi-Fi poco familiari o non protette, come nei bar, negli aeroporti o negli hotel. NordVPN consente di navigare in maniera anonima alla larga da hacker e occhi indiscreti. Questa VPN dà anche la possibilità di navigare in tutta tranquillità, perché bloccherà automaticamente tutti i siti noti per diffondere phishing, spyware e malware. Se volete quindi usufruire di tutti questi vantaggi, trovate il link in descrizione. Cliccandolo potrete ottenere un forte sconto più un bonus aggiuntivo gratuito. E se entro 30 giorni non sarete soddisfatti, avrete anche la possibilità di essere rimborsati. NordVPN. Proteggi il tuo traffico online con tecnologia all'avanguardia. Naviga sui tuoi siti web preferiti in modo sicuro. Link in descrizione. Nel prossimo episodio, l'estinzione degli ultimi australopitechi e parantropi lascerà spazio alle prime specie di esseri umani. Essi continueranno ad evolversi e adattarsi. Vedremo come queste particolari scimmie glabre impareranno a sfruttare al meglio gli elementi attorno a loro, dai nuovi strumenti in pietra al complesso uso del fuoco, e soprattutto come riusciranno a sopravvivere alle numerose insidie che troveranno al di fuori della loro terra di origine.